Vediamo oggi che ne pensi di Chiodi. E a sto punto tra po' e da stamani che non si vede nessuno. A questo tempo ti proprio bene. Salve. Avete questo film? Io credo debba ancora uscire. Al giro. Qual è? Fede, vuoi che cominci a chiudere? Sì, aspetta un attimo, finisco un bagno e si chiude. Ok. Prima ero passato per questo film, ma non era disponibile. Ora è disponibile. Signore, forse il mio collega non si è spiegato molto bene. Il film che lei cerca non solo non è disponibile in DVD, ma credo che non sia neanche uscito al cinema. Lo sai cos'è che mi fa davvero imbestialire? Che in questo paese non pretendano soltanto di dirci come dobbiamo vivere, ma anche quale film dobbiamo guardare. Signore, lei ha ragione, ma non siamo noi che decidiamo quando escono i film. Voi noleggiate film? Io voglio un film. Non credo che sia qualcosa di complicato. Signore, il film che lei cerca ancora non è disponibile, ma sono sicuro che si aspetta un po' o troverà cosa. Ma io voglio vederlo ora. Perché intanto non si affitta un altro film? Perché io voglio vedere quello. Non posso fare niente, signore, mi dispiace, vorrei tanto aiutare. Vorrebbe tanto aiutare. Ok ragazzi, il film non è disponibile. Fate a pezzi questo posto. Una videoteca che non noleggia film non ha motivo di esistere. Ed io sono stanco di stare qui a blaterare. Detesto i clienti arroganti. Ne devo una, Fede. Aiutami a spostare, vado a pulire questo cazzo di casino. Adesso abbiamo un problema più grosso. Ma tutti sto cazzo di film vogliono. Adesso cosa facciamo? Quello che abbiamo sempre fatto. Sopravvive. L'avevo detto che c'entravano. Dividiamoci.
L'ho sempre detto che siamo i migliori. Avevamo detto che il film non era disponibile. Sei pronto? Promettimi solo una cosa. Quando il film esce, ordinalo e noleggialo! Non l'avrei fatto.